Buongiorno a tutti. Sono tornato nel mio angolo delle considerazioni. Ve le ricordate? Tempo fa facevo considerazioni, Questa considerazione, poi la metterò alla fine, mi è stata dettata da un post che mi hanno riferito, io non ho l'amicizia di quella persona, che poi magari non è rivolto a me, ma nel caso fosse rivolto a me, io sinceramente non ho tempo e né voglia di parlare di nessuno, di cercare nessuno. Io faccio questo, l'insegnante di MMA, lo faccio a tempo pieno, lo faccio di lavoro, quindi non ho necessità di parlare di nessuno. Se qualcuno si sente offeso o pensa che io possa dire qualcosa su di lui, lo dico io, invece che scriverlo lo dico. Sapete dove sono, come mi chiamo, il mio numero di telefono, che magari l'avete cancellato, è 345 93 70 662. Sono nella palestra di San Pia d'Arena, l'S di The Game, potete venire quando volete, sono lì praticamente tutti i giorni. Se volete discutere di qualunque cosa sono lì, civilmente se ne può discutere, si può parlare, uno può dire bianco, l'altro può dire nero, non importa. Però ci tengo a ribadire che non ho mai chiesto di prendere posizione a nessuno, nessuno, chiunque lo può dire. Io non ho mai detto con questo non mi parlo, non ti ci devi parlare nemmeno tu, anche perché non è giusto, siamo persone adulte, quindi uno è libero di fare ciò che vuole, come sono libero io di fare ciò che voglio. Io non voglio parlare e avere rapporti con una data persona, con 2, 3, 4, 5, 10, lo faccio, punto. E non ne vado a parlare in giro, non mi interessa, non me ne frega niente, sono super impegnato, siamo nei migliori circuiti italiani, probabilmente entreremo anche nei circuiti esteri, probabilmente. Quindi una cosa, come questa è la vera considerazione. La considerazione è come per un atleta, per un buon atleta, un mediocre atleta, un brutto atleta, parla la gabbia, il ring o il tatami, idem per un maestro parla la palestra, le frequenze, le persone che lo circondano e chi va a trovare quel dato maestro, o insegnante o chiunque sia. Quindi non ho nessun problema, io faccio il mio lavoro, vado avanti col mio lavoro, vado sempre bene, ho un bel cappellino, mi ha fatto Manu, sono un figo della Madoce, mamma mia, 50 anni, va bene. Detto questo, niente, vi saluto, vi auguro una buona giornata e buon MMA a tutti quanti, un bacio.